Miserabile poltrona. Il vento fischiava forte negli alberi e l'odore della pioggia era più acuto. Udii il rumore prosaico del SUV di mio padre che saliva lungo il viale. Poi quella bella sensazione andò via e pensai forte a mio fratello Alessio, che da miserabile poltrone e buono a nulla si era rintanato in casa per paura del temporale. Rientrai a casa insieme a mio padre e mio fratello si sentì meglio. «Papà», disse, «credevo che non saresti tornato». Guardò nostro padre come a chiedergli aiuto. Beve metà della sua razione giornaliera di latte e dondolò pigro una gamba sull'orlo del tavolo. «Sei dimagrito», mi disse affettuosamente mio padre. «Come va con Mariella?» «Bene, papà, è con questo parassita di mio fratello che non va per niente». «Perché? Che ti ho fatto?» disse Alessio. «Occupi la mia vita col tuo parassitismo», dissi crudele. «Sì, ma tu hai occupato la sua quando come donna eri malata di SLA e lui era il tuo compagno fedele», disse inaspettatamente nostro padre.